Onorevole Nicola Procaccini, due consiglieri provinciali eletti da Fratelli d'Italia sabato in occasione dell'elezione del nuovo presidente dell'ente di Via Costa. Qualcosa non è filato per il verso giusto, qualcosa è avvenuto, queste tre schede bianche nel Consiglio Comunale di Latina che dovevano essere rivolte sulla carta a Giovanni Agresti, invece queste tre schede bianche hanno fatto pendere l'ago della bilancia dall'altra parte. Condivide un po' questa analisi un po' cruda? Sinceramente non lo so, sono le bassezze di una elezione che purtroppo si presta a queste bassezze, perché da quando hanno tolto la possibilità ai cittadini di scegliere il presidente della provincia, i consiglieri provinciali, e hanno creato questo, diciamolo chi l'ha creato la sinistra, questo sistema astruso per cui votano soltanto i consiglieri comunali, queste bassezze diventano all'ordine del giorno. Dopodiché secondo me il problema viene prima da parte del centrodestra, viene nella veramente curiosa scelta da parte di Forza Italia di non presentarsi alle elezioni con il centrodestra ma con le sinistre. E addirittura scegliendo di eleggere un sindaco di centrosinistra piuttosto che un proprio sindaco di Forza Italia con il centrodestra. Io credo che questa roba esista soltanto nella nostra provincia, onestamente. Non so se nel resto d'Italia può succedere una cosa del genere. Fra 15 mesi però ci sono le elezioni regionali e politiche, se non ci fossero anticipi, onorevole Procaccini. Se si applicasse a tutta l'Italia e a tutto il Lazio il paradigma di queste elezioni provinciali, per il centrodestra sarebbe un disastro, perché nonostante abbia un consenso maggioritario tra la gente, poi vediamo che chi rappresenta questi partiti del centrodestra poi alla fine si ritrovano a preferire di eleggere qualcuno di centrosinistra piuttosto che condividere la vittoria con i propri alleati naturali del centrodestra. Quindi naturalmente c'è preoccupazione. Fratelli d'Italia all'opposizione in provincia assieme a Lega, la Lega che invece avrebbe dovuto dare una mano al candidato espresso da Fratelli d'Italia. Ma ripeto, il candidato non è stato espresso da Fratelli d'Italia, il candidato è stato espresso da un mondo di centrodestra in generale. Io non so adesso cosa significa fare opposizione di fronte a una situazione che chiaramente richiede che si facciano le cose non partendo da un odio preconcetto nei confronti dell'altro, ma chiaramente manifestando la propria visione del mondo all'interno di una contrapposizione che ovviamente ci sarà all'interno del Consiglio Provinciale, ma sempre fatta all'interesse dei cittadini. Cioè non è che si voterà mai qualcosa contro tanto per, si voterà a favore quando ci saranno cose giuste e si voterà contro quando non saranno cose che rientrano nel nostro sistema di valori, ma sempre avendo come bussola il benessere e lo sviluppo delle nostre città. Una domanda finale che la riguarda sotto l'aspetto territoriale, perché la città più rappresentata nel Consiglio Provinciale è Terracina, con ben tre consiglieri, per di più tre donne. È vero, è una situazione curiosa che per la verità si era già... Ma perché è curiosa? È una bella cosa. No, assolutamente curiosa, da terracinese naturalmente mi fa piacere. Si era già verificato in realtà nel 2014, sette anni fa, questa strana situazione, però stavolta al posto di tre uomini ci sono tre donne. Questo aggiunge ovviamente ulteriore stranezza, però comunque io auguro a entrambe di svolgere al meglio il loro mandato nell'interesse della città di Terracina ma anche nell'interesse dell'intera provincia di Latina. Presidente del Sud Pontino, un metà consiglio provinciale, onorevole Procaccini, è di questo comprensorio. Quando si parla di provincia questo comprensorio l'ha detta sempre, è un po' di legge, no? Ma dai, questo poi ripeto, è un'elezione talmente strana, talmente particolare, talmente opaca, oscura, perché tutta fatta di giochini, giochetti, di promesse, tradimenti. Onestamente non mi appassiona questa roba che si è inventato il ministro Delrio, che si è inventato il Partito Democratico. Ecco, fa molto Partito Democratico questo sistema elettorale, no? Quello di il non confrontarsi con le persone, con la gente, ma soltanto con la nomenclatura. Noi continuiamo a pensare che la politica sia un'altra cosa. Grazie.